Bene, cari amici, ben ritrovati dal vostro amico Dino. Sapete quanto io sia sensibile sul discorso delle affissioni abusive. Prima di documentarvi quanto segue, vi voglio raccontare ciò che mi è capitato e mi è rimasto nella bocca dello stomaco. Bene, parlando con un funzionario del comune che dà concessioni, parleremo di circhi, dà concessioni per l'apertura del circo e sa il discorso delle affissioni, che magari ci sono dei muri dove è legale affiggere, no, anche se mi sembra un pochino strano, vabbè, può essere che sia così. Bene, quando io gli ho chiesto se si potesse fare qualcosa, la sua risposta è stata: "E sono 35 anni che va avanti così." E allora lì mi è caduto il mondo addosso, perché allora vogliamo che vada avanti in altri 100 anni così, ma io non ci sto proprio. Ebbene, fatta questa premessa, partiamo con le immagini. Questa è la situazione di come era prima, anche se comunque si tratta sempre di affissioni circhi o roba varia. Stesso punto prima. Stesso punto prima. Stesso punto prima. Ora seguiranno delle immagini che possono sembrarvi le stesse, ma sono in diversi punti della tangenziale. Ebbene, in questo punto, dopo all'incirca 3 ore di segnalazione all'amministrazione, questo circo è stato sanzionato con 416 euro di ammenda e una diffida a non metterne altri e a rimuovere gli stessi. Ebbene, questo circo aprirà a dicembre, ma non credo proprio che sia intenzione di andarli a rimuovere. Bene, questa è la situazione di come era prima di queste affissioni. Stiamo parlando sempre e comunque di circhi. Questo è il prima. Ebbene, il mio servizio sul Circo Bellucci si conclude qui. Ho speso tempo e benzina girando per Bari
fotografare i luoghi sui quali sono state fatte queste affissioni. Queste sono immagini fatte in precedenza di altre zone che comunque ritraggono sempre circhi. Credo che la nostra città non meriti questo perché sono affissioni che saltano agli occhi. Bene, qui siamo in Corso Italia, sopra la, non so, la sud-est, quella che sia. Ecco, qui possiamo notare come in ogni singolo pilastro c'è un'affissione di un circo. Ebbene, come sempre, nessuno si sarà mai accorto di chi abbia affisso in questa maniera e comunque saranno trascorsi almeno un anno e logicamente di lì non ci sarà mai passato nessuno. Sono cose evidenti che balzano agli occhi e mi chiedo come mai le amministrazioni o gli organi competenti non provvedano con delle sanzioni pesanti, non dando le concessioni, non dandogli la possibilità di aprire. Bene, io più che segnalare con foto e video, ecco, abbiamo divieto di affissioni, non so cosa fare. Condividete e spero che qualcuno che abbia buon cuore provveda quanto prima e al meglio per una città migliore.